Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Informazione sia anche la difficoltà a definire il movimento pacifista, che è un movimento che contiene al suo interno forze molto diverse. Noi abbiamo avuto qui Gianni Alemanno l'altro giorno, che ci parlava delle sue iniziative. Ce ne sono alcune del Movimento 5 Stelle che tu conosci, c'è una parte di Mondo Cattolico, c'è una parte di destra, c'è una parte di sinistra, quella che si sarebbe detta un tempo radicale, qualunque cosa voglia dire. Quindi che pezzo di mondo è, secondo te? È forse difficile da descrivere o lo trovi nitido? No, diciamo, partire da Alemanno mi sembra una rappresentazione un po' parziale. Certamente anche Alemanno è contro la guerra, ci sono pezzi di opinione pubblica di destra che sono contro l'invio di armi in Ucraina, e assolutamente non vedo per quale motivo non possa esistere anche in quell'area un dissenso. Però, diciamo, il complesso del movimento pacifista mi sembra che non sia orientato da Alemanno in generale. E quindi da chi è orientato? Da coloro che pensano che inviare armi in Ucraina, che inizialmente doveva avere uno scopo esclusivamente difensivo, certo, e se poi rapidamente trasformato in una partecipazione bellica della NATO ad una guerra. Cioè, ricordo che noi non abbiamo, diciamo così, nel nostro trattato NATO l'obbligo di intervenire per quanto riguarda l'Ucraina dal punto di vista armato. Ma il problema più di fondo è che, come diceva Rovelli benissimo, che è uno dei firmatari del nostro appello al 1° maggio, noi non siamo affatto convinti che le armi siano la soluzione e che si stia preparando un massacro che si chiama controffensiva ucraina, diciamo, tanto per renderlo più simpatico e più accettabile, e che questo massacro sia di assoluta incerta definizione per quanto riguarda il risultato. Noi non sappiamo assolutamente quello che potrebbe accadere, e sono d'accordo che in questo momento sia in Russia che in Ucraina i gruppi dirigenti non sono per niente coesi nell'impostazione della campagna militare, per cui potrebbe accadere qualunque tipo di incidente durante questo massacro, qualunque tipo di incidente anche di tipo nucleare. Quindi noi siamo convinti, i pacifisti, che la strada maestra sia quella della diplomazia, e siamo anche convinti che ci sia un'ipocrisia nel rappresentare questa guerra come una semplice contrapposizione tra Russia e Ucraina. Ora sediamo Fabri. Sentiamo Fabri. Che ci siano, siano dei sottostanti economici che determinano questo tipo di guerra. Fabri. Aspetta, volevo un approfondimento prima di dare la parola subito immediatamente a Dario, però volevo un chiarimento ancora da Michele Santoro sul tema delle armi che ha toccato Carlo Rovelli durante il suo discorso